Un ringraziamento al sindaco e a tutti voi che siete voluti venire qui e che ci dedicate il vostro prezioso tempo per assistere alla illustrazione del cammino percorso dal progetto dell'ex zuccherificio e perché ci siamo in condizione oggi di rappresentare il punto di svolta che questo percorso secondo noi oggi segna. Ora, questa non è un'assemblea pubblica, è un incontro a cui abbiamo invitato tutte le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni politiche che incontrammo allora quando presentammo il progetto Aulentia Raut. L'abbiamo fatto in questa sala, anche se non è piena come l'altra volta, per esigenze di miglior visione, di miglior illustrazione dei nostri progetti, ma forse anche per ricordarci che sono passati ben 18 mesi ed il tempo è abbastanza lungo da quella data, da quel momento in cui presentammo il progetto Aulentia Raut. Da quel momento, da quella giornata, si è sviluppato nella città un ampio dibattito con voci consenzienti e dissenzienti, a volte aspre, a volte meno aspre, ma questo è il bello della democrazia. In quella occasione, 18 mesi fa, in questa sala, il professor Mingarelli intervenne chiedendo di poter verificare se nell'area dell'ex zuccherificio, in quel progetto che avevamo elaborato, era possibile inserire ed insediare un parco delle scienze, che peraltro l'amministrazione comunale aveva messo fra i suoi obiettivi strategici di fondo. E noi accogliemmo con entusiasmo l'idea di poter verificare come questo parco potesse essere inserito nel nostro progetto. E da lì è iniziato un confronto approfondito con gli scienziati che onorano come comunità locale da molti anni, da diversi anni, Foligno, in quello che è ormai diventato un evento nazionale e internazionale, quello che è il Festival della Scienza. E con questi scienziati abbiamo discusso, abbiamo ascoltato le loro richieste, che erano richieste di avere un parco che fosse identificato come una sede autonoma, visibile, staccata dagli ambiti commerciali, abitativi, che fosse il fulcro. E questa richiesta, dopo una discussione ampia, lo dirà Mingarelli, ci ha indotti a rivisitare il progetto che oggi noi vi ripresentiamo. Qui l'anno scorso, Gaio Lenti, proprio in questa sede di Palazzo Trinci, intervenendo nell'illustrare quella che era stato il percorso ideale della progettazione, ci disse un po' a tutti, ricorderete chi c'era, che era stata un po' tormentata dall'idea di trovare la porta, Pedro ricorderà sicuramente, dice, ma la porta di questo nuovo centro che facciamo, qual è la porta? Da dove si entra in questo edificio? Dov'è la porta d'ingresso del tutto, la porta principale? Come sono creati i movimenti? Cara Gae, amando pensare che sei nell'Olimpo dei grandi del Novecento, voglio ora qui rispondere e rispondere a quel quesito che tormentava l'elaborazione di quel progetto da parte tua. Abbiamo trovato una soluzione al problema. Abbiamo tolto la porta. Ora voi vedrete il progetto. Il progetto non determina porte di accesso ad un sito delimitato, ma integra l'area dell'ex zuccherificio con il centro storico in modo completo. Una porta divide, chiude, reinserra. I viali che conducono al parco, come vedrete, al centro sono invece senza porte per passeggiare, per vivere, per godersi il fiume senza auto.
Ora l'architetto Clary vi illustrerà quanto sto dicendo. La nostra proposta è quella che vedrete presentata e senza dubbi e senza certezze, la nostra proposta è quella che prevede la permanenza delle torri nell'area dell'ex zuccherificio. Sappiamo che questa vicenda ha assunto qualche volta qualche tono aspro nel dibattito, sappiamo che ha suscitato discussione anche all'interno delle file della maggioranza, in modo pubblico. Abbiamo appreso le posizioni di qualche componente della maggioranza, del tutto legittimo ovviamente. Ma permanendo noi nell'idea che la prima parte che vedrete è la nostra proposta, abbiamo pensato anche a un'opzione numero due, e cioè un'opzione che non prevede le torri e che, rimanendo gli standard urbanistici quelli che sono, anzi realizzando comunque meno sia nell'opzione 1 che nell'opzione 2, di volumi e di metri quadri, come dirà l'architetto Cleto Clary, di quanto è previsto nel piano regolatore, quindi non chiediamo nessun volume, nessun metro quadro in più, abbiamo presentato un'opzione numero 2 che, Dio addio, non ci vuole, non bisogna essere geni per capire che se non si va in alto e si va in basso, lo spazio che si occupa è più significativamente grande. Ora, dunque, l'amministrazione comunale è di fronte oggi ad una scelta. Noi preferiremmo che l'amministrazione comunale scelga l'opzione numero uno, quella con le torri. Ma siamo disposti anche ad attuare l'opzione numero due. Insomma, noi non vogliamo che la discussione sulle torri sia un alibi per stare fermi. Del resto riteniamo molto giusto che la definizione del futuro skyline della città e la sua immagine sia deciso da chi governa. Ed è giusto che questa responsabilità sia politica e sia pubblica. Noi chiediamo però di fare presto e chiediamo una cosa precisa e specifica che il sindaco conosce, e cioè che il Consiglio Comunale adotti un apposito atto di indirizzo utile a definire quanto atteso per l'avvio dei lavori. Guardate, in tutte le interviste fatte da 10 anni fa, 18 mesi fa, 18 secondi fa, la domanda che tutti mi rivolgono è: ma quali sono i tempi? Io non posso che rispondere così. Dal momento in cui abbiamo la licenza edilizia per realizzare l'opera, ci impieghiamo dai 18 ai 24 mesi. Se mi chiedete qual è il tempo da ora alla licenza edilizia, è una scommessa su cui io non riesco, come dire, a fare previsioni. Ad oggi noi abbiamo appena investito 3 o 4 milioni per risanare l'area e per fare un po' di opere di urbanizzazione. I lavori stanno finendo, le aziende rischiano di fermarsi. E avendo investito 3 o 4 milioni dei 100 che servono per portare a termine l'opera, credo che tutti possano capire come sia troppo poco e si sia andati troppo a rilento. Tra indotto per i lavori e occupazione stabile a complesso finito, si tratta di 300 posti di lavoro nuovi. Io credo che non sia poco, non è poco soprattutto oggi, non è tollerabile ulteriore indugio. Chiediamo alla maggioranza e all'opposizione di giudicare se questo progetto che ora vedono fa il bene o no della città. Se è vero o no che ne può rilanciare il ruolo di identità futura e se è vero o no che può diventare momento di attrazione per una vasta area del centro Italia. Vorremmo che si giudicasse se questa opera fa o no il bene collettivo e l'interesse comune. Del resto, non ci sfugge che siamo vicini a una campagna elettorale.
Credo però di affermare una cosa molto semplice, se dico che quando si governa o quando si vuole governare, si sceglie, si decide, cioè se ne assume la responsabilità. Se si sceglie, si ha un popolo contro e un popolo a favore. Se non si sceglie, si ha tutto il popolo contro. E se non si sceglierà, noi saremo con quel popolo. Ci rendiamo conto ovviamente di essere molto drastici e forse anche esigenti, ma è una scelta fatta con tanti imprenditori di Foligno che con noi hanno incominciato a vivere questa avventura. Io voglio sperare, noi vogliamo sperare, anzi non dubitiamo, che il Consiglio Comunale sia investito al più presto della questione e che scelga e sappia scegliere per il bene della città.